Salve a tutti! Oggi parleremo del nome magico, di cosa sia e di come trovarlo, e se è il caso o no di rivelarlo. Quest'ultimo punto in particolare è molto dibattuto fra gli esoteristi e fra i praticanti di magia, in quanto il nome magico è quel nome, il nostro nome vero, il nome che noi ci scegliamo, che noi ci imponiamo, con la quale ci riconosciamo nella nostra spiritualità e nella nostra magia, e con il quale dovrebbero anche riconoscerci tutti quegli altri membri appartenenti, ad esempio, alla nostra congrega, o quando si va a parlare con altri esoteristi si dà appunto quello che è il proprio nome magico e non il nome che c'è sulla carta. Questo secondo alcuni. Secondo altri, invece, essendo una cosa appunto così importante, ci sono troppi rischi, in quanto se qualcuno avesse cattive intenzioni e volesse mirare quella persona e ne conosce il nome magico, sicuramente sarà molto più facile poterlo attaccare, poterlo maledire o qualsiasi altro incantesimo voglia essere fatto a quella persona. Ora, è anche vero che io sono d'accordo con entrambi i punti di vista. Rivelare il proprio nome magico è una cosa che crea veramente dei pericoli, dei problemi per chi volesse o avesse intenzione di ferirci o farci del male. Ma anche chi non avesse queste intenzioni, ammettiamo i classici chiacchieroni, quelli che non sanno tenere la bocca chiusa su niente, loro, senza farlo apposta, non per male, lo potrebbero dire a qualcuno che invece magari ha proprio quelle cattive intenzioni. Quindi bisogna stare anche molto attenti a chi si sceglie di dirlo o meno, se lo si vuole dire. Ma altro a proposito, io avrei una specie di soluzione, ovvero il nome magico con la quale ci riconosciamo negli incantesimi e nella nostra spiritualità spesso potrebbe derivare o addirittura essere coincidente con quello che è il nome che abbiamo avuto, il nome con la quale ci identifichiamo nella prima vita. Posterò prossimamente il video sulle vite passate, anche per andare avanti nella sessione dell'ipnosi, così potrete capire meglio di che cosa sto parlando. Per il momento vi occorre solo sapere che c'è questa possibilità che il nome che si venga scelto come proprio nome magico possa in qualche modo coincidere con quello che è il nome della nostra prima vita. Ora, io ritengo che chi ha avuto, chi è riuscito quasi in automatico o spontaneamente a ricordare tale nome o ricordare tale vite, può tranquillamente identificarsi con quel nome, e lui che lo saprà, lui solo che lo conoscerà. Ma può anche tranquillamente usufruire di un altro nome magico con la quale magari farsi chiamare nella congrega o nella coven o dagli altri esoteristi in caso decida di fare qualche dibattito, in modo appunto da sì avere quel nome magico, ma diciamo il nome che viene usato per il pubblico. Noi poi abbiamo il nostro nome personale. In questo modo si può attutire in un certo senso quello che è il pericolo di un'eventuale ritorsione, in quanto avendo noi un nome nostro reale, quello col quale siamo più forti, anche se viene intaccato quello che è il nostro nome all'interno della società, potremmo comunque, grazie a quello che è il nostro nome più forte, deviare questa malignità che verrebbe mandata nei nostri confronti, o meglio nei confronti di quel nome. Quindi, avendo chiuso questo
è questa premessa. A voi la scelta di cosa fare o meno, ma secondo me questa sarebbe una buona soluzione o quantomeno un palliativo. Per quanto però riguarda che cosa è il nome magico. Dunque, il nome magico è quel nome che noi, attraverso introspezione, attraverso dei calcoli cabalistici, attraverso altre metodologie numerologiche meno complesse, troviamo e ci assegniamo. Da quel momento quello è il nostro nome personale, un nome che useremo sempre per la magia. Come lo cioè, a cosa serve? Questo nome, essendo che è il nome della nostra identità, il nome nella quale noi riversiamo tutti noi stessi, è un vero e proprio essere di forza, di energia, di capacità nel riuscire meglio nei propri intenti spirituali e magici. E ciò che può aiutarci anche a farci riconoscere da altri. Di conseguenza, questo nome, quando noi ci chiamiamo con il nome che abbiamo scelto, è come se invocassimo in noi stessi una forza, una volontà che non pensavamo di avere. E per questo, ma anche semplicemente per non usare il proprio nome di nascita, che non è il nome con il quale, o meglio, è il nome con il quale sì, abbiamo iniziato a studiare le magie, perché fino a quel momento ci siamo sempre chiamati in quel modo, ma una volta che abbiamo deciso di effettuare un percorso e magari vogliamo consacrarci a quel percorso, ci consacriamo con quello che è il nostro nome, il nome che noi riconosciamo di avere in quel percorso. Dicevo, quali possono essere i nomi magici? Dunque, su questo effettivamente non c'è una vera e propria limitazione, dipende tutto dalla persona perché appunto è una cosa strettamente individuale. Potrebbero essere benissimo nomi di divinità alla quale ci si sente particolarmente legati, o potrebbero derivare da un calcolo che ora vi dico, dalla quale si attinge il proprio nome dal pianeta, che può essere o cambiare il nome di quel pianeta o farsi chiamare come quel pianeta, o qualsiasi divinità o pietra o qualsiasi altra cosa sia concerne a quel pianeta. Il calcolo da fare per questo modo di cercare il proprio nome magico sarebbe prendere i numeri della nostra data di nascita. Ad esempio, mettiamo che sia il 2503 del 1997. Allora, cosa facciamo? Noi sommiamo 2 più 5 più 0 più 3 più 1 più 9 più 9 più 7. Il numero che otteniamo lo sommiamo a sua volta. Mettiamo caso che faccia 44. Non mi sto facendo i calcoli, non ho l'interesse in questo momento perché sarebbe comunque poi un allungare il brodo inutile. Ma ammettiamo faccia 44. Noi dobbiamo quindi fare 4 più 4, che è 8. E vedere quest'otto, che quindi è il nostro numero di nascita, a quale pianeta corrisponde. E una volta aver fatto questo, si può scegliere di chiamarsi con quel pianeta, se ce lo si sente proprio, se ce lo si sente in modo abbinato o preciso. Addirittura si fa un calcolo analogo invece con le lettere che compongono il nostro nome e cognome. A secondo delle lettere vediamo a quali numeri corrispondono. Queste cose si trovano spesso su internet o comunque in alcuni testi sono trattati con i numeri specifici. Attraverso appunto quella numerologia una si fa il calcolo nuovamente e guarda poi a quale pianeta corrisponde. O,
Oppure ci sono quelli che invece il proprio nome magico lo inventano di sana pianta per magari cose proprio che gli hanno attirato o il nome con la quale si riconoscono, un soprannome. Ovviamente, appunto, il nome magico, essendo personale, ognuno lo sceglie secondo il criterio che ritiene più opportuno. Io, ad esempio, non mi faccio problemi a rivelare il nome con il quale mi faccio chiamare quando è una situazione di congrega. E io mi faccio chiamare Cassana o Runa in base all'esigenza del momento, ma il nome completo è Cassana Runa. Per quanto invece concerne quello che è il mio effettivo nome magico, io quello non lo rivelo, non ho intenzione di rivelarlo, anche perché più di una volta già mi ha comportato dei problemi. E quello riguarda il primo nome in assoluto che ho avuto nella mia prima vita. A tal proposito, volevo informarmi che finalmente il mio libro Memorie di un demone è uscito. Lo trovate nel sito della Chimeric. Io ogni volta posto sotto i video il link. È molto interessante per chi si appassiona a vite passate o comunque sia al genere fantasy, e ci sono molti spunti per capire sia come appunto funzionano le vite passate, ma anche in un certo senso il modo di interagire con le entità e come i loro nomi stessi siano stati cambiati nel corso del tempo. Per cui, se avete interesse, sotto c'è il link e andate a comprarlo. Tornando al discorso del nome magico, vi ho consigliato appunto i modi, vi ho spiegato che cos'è e vi ho detto cosa io ne penso sul rivelarlo o meno, rivelandovi proprio anche il mio, perlomeno il mio pubblico, il mio nome magico pubblico. E detto questo, del nome magico di sapere effettivamente non resta più nulla. Quindi io direi che, visto che il concetto principale è stato espresso, se dovessero restarvi dubbi o domande, me li scrivete sui commenti e io ovviamente provvederò a rispondervi quanto prima. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciate dei mi piace, condividetelo magari e iscrivetevi al canale. E come sempre, buon percorso a tutti!